Buongiorno, benvenuti a questo laboratorio sul tema Accogliere gli studenti stranieri, protocolli e buone pratiche, esperienze condivise. Prima di tutto voglio dare la parola al nostro presidente nazionale che ci onora della sua presenza, Ezio Delfino. Grazie di questo invito, che accolgo volentieri perché il tema che questo webinar affronta è quello di guardare all'accoglienza nelle scuole, all'accoglienza nello specifico di alunni stranieri e ancora più nello specifico degli alunni che stanno arrivando dalle zone di guerra in Ucraina. È un tema che sviluppa e documenta qual è l'accento dell'associazione DISA, l'accento che fa dell'accoglienza uno dei temi della professionalità docente, cioè per statuto chi dirige una scuola ha come criterio ultimo quello dell'accoglienza di chi arriva, sia il primino che comincia la sua classe prima, in qualsiasi ordine di scuola, e sia chi arriva bussando a una porta che deve essere sempre aperta. Il tema di oggi è un tema che collabora a un'identità di pace, che è quella che ispira anche la nostra azione di presidi. Bisogna dire subito che la pace è un'azione e non è un'intenzione solamente, o meglio, è un'intenzione che deve diventare azione. E per introdurre questo bellissimo webinar, cito due frasi di Papa Francesco che interpreta in questo momento anche oggettivamente un ruolo solo di difensore di atti di pace, ma anche un ruolo politico. E lui dice che il mondo non ha bisogno di parole vuote, ma di testimoni convinti. E mi pare che un'altra profilatura del ruolo del preside è esattamente quella di essere un testimone convinto. Cioè uno che nel suo modo di organizzare la scuola, di preparare l'accoglienza dei ragazzi, anche stranieri, e di mobilitare le forze interne, giochi tutta la certezza, la convinzione che sorregge la propria esistenza e quindi è un testimone convinto. E l'altra frase che mi piace citare del Papa Francesco, che mi pare si attenga a questo webinar di oggi, è che appunto la pace si fa con la propria vita. E la vita di chi, come i presidi, giocano proprio le proprie competenze in questo momento così difficile, e la vita di quelli che incontriamo a scuola, ai docenti, ai ragazzi che vengono. Quindi, grazie per aver ideato questo webinar, grazie a chi interverrà e grazie anche perché DISA affronta il tema con questo cuore, con questa posizione culturale che ho cercato di descrivere, di un protagonismo nuovo del dirigente scolastico, dei suoi collaboratori, ma lo fa indicando anche azioni concrete, operazioni, atti, protocolli, come dice il titolo del webinar. Buon lavoro. Grazie Ezio. Volevo introdurre questo laboratorio sul tema relativo quindi all'accoglienza. Il nostro sistema scolastico è quindi stato messo nuovamente a dura prova insieme agli strascichi della pandemia dall'arrivo ad oggi di oltre 17.000 alunni iscritti da marzo ad aprile e inizio maggio. Ancora si stanno iscrivendo. Pur avvantaggiati, la nostra scuola è avvantaggiata da una storia di accoglienza che di alunni stranieri che certamente non inizia oggi, abbiamo dovuto gestire flussi continui, non quantificabili, non prevedibili, attivando risorse e competenze necessarie per far fronte non solo ai problemi logistici che questo ci ha prodotto, ma anche per sostenere questa delicata condizione psicologica di questi alunni che, pur provenendo da varie parti dell'Ucraina, vivevano situazioni veramente molto difficili. Quindi uno sforzo che è andato, come possiamo poi condividere dopo, ben oltre la semplice attivazione del protocollo di accoglienza che è già in essere nelle nostre scuole, ma ci ha posto di fronte a problematiche interrogativi nuovi sulla scelta dei linguaggi, sull'uso della presenza o meno, con la presenza o meno del mediatore culturale, l'inserimento in gruppi di classi più o meno numerose, l'intesa o meno con l'ente locale, l'inserimento e l'incertezza
certezza sui tempi di permanenza di questi alunni, anche relativamente all'anno prossimo, e anche la difficoltà soprattutto sulla valutazione di un percorso che è senz'altro breve, nel rispetto anche dei criteri di legge di cui abbiamo comunque necessità nel momento in cui concludiamo un anno scolastico e dobbiamo produrre anche un'attestazione valida a tutti gli effetti. E su questo da prima che ci vogliamo interrogare, e chi meglio, ecco, partendo dalla normativa che deve essere la base imprescindibile del supporto alla nostra azione, quindi chi meglio della dirigente tecnica Mena Zamboli, la quale può chiarirci le idee, e quindi su questo aspetto in particolare, o su quello che intende sottolineare. E è a lei che passo la parola. Vi prego di conservare le domande per la fase successiva, scrivendole nella chat oppure prenotandovi per dopo. Quindi passo la parola alla dirigente Filomena Zamboli, che che ci parlerà proprio di questo aspetto. Grazie mille, ringrazio la preside Donatella Ambrosio di questa bella opportunità e anche di questa introduzione, perché siamo di fronte a un problema di accoglienza, e quindi come è importante in questo momento sottolineare la norma è un'ancora, e la sua interpretazione, anzi vivere la norma con l'occhio umano, cioè con l'occhio attento a ciò che essa vuole veicolare, e cioè accoglienza, integrazione, è proprio la prospettiva di questo momento e di questo lavoro che in fase di progettazione è stato condiviso appunto con le colleghe di DISAL. Passo a condividere lo schermo e ovviamente questa presentazione in slide, che rimane ovviamente a disposizione e che io utilizzerò soltanto come punto di riferimento in ragione del fatto che ovviamente questo webinar è gestito a distanza, e quindi in qualche modo esse rappresentano uno strumento di ancoraggio a ciò che come spunto di riflessione andiamo ad affrontare. Protocolli, buone pratiche, strumenti e alleanze territoriali è il focus dell'interpretazione della norma. Partiamo da questo testo che appunto conosciamo tutti e che il Ministero ha immaginato come linee guida a supporto di questa nuova avventura che con grande coraggio, con grande determinazione, anche con grande abnegazione la scuola italiana specialmente nelle persone dei dirigenti scolastici sta in questo momento affrontando. I nostri ragazzi immigrati per una nuova storia di accoglienza e immigrazione, perché i profughi che arrivano rappresentano comunque l'inizio di una storia che la scuola italiana scrive da sempre in materia di accoglienza e di integrazione. C'è la grande ferita giustamente che ha generato il conflitto tra Russia e Ucraina in terra europea, ma mi preme sottolineare da questo punto di vista che sebbene il documento e lo strumento orientamenti interculturali rappresenti dei suggerimenti che partono appunto dall'umanità ferita di questi giovani studenti e soprattutto le famiglie che li accompagnano, soprattutto le mamme, le nonne, i nonni che li accompagnano. Mi preme però sottolineare che l'emergenza ucraina ha solo in qualche modo acceso i riflettori su una problematica che la scuola italiana sta gestendo non da adesso.
qualche dato a sostegno di questa situazione, perché non è, come dire, un problema su cui abbiamo aperto il sipario soltanto adesso, è una realtà di vita che nelle nostre classi sta accadendo da tempo e lo testimoniano, diciamo, questi documenti molto significativi a cui vi rimando non appena possibile, diciamo, nella lettura e nell'approfondimento, considerando il lavoro che diciamo ci impegna nelle nostre istituzioni scolastiche, oserei dire senza respiro in questo periodo e anche senza voce, come si sente, diciamo, dal tono di chi utilizza la voce come strumento di lavoro tutti i giorni. La migrazione dall'est dell'Europa verso i nostri paesi è un fenomeno in crescita, perché si tratta di una mobilità relativamente a basso impatto, dice il World Migration Report, perché si tratta di una quota, al contrario invece abbiamo una quota crescente di persone costrette a lasciare le loro case, i loro paesi, prima di questo conflitto, anche prima del conflitto del Donbass, di cui, diciamo, le cronache non si occupavano in maniera significativa, e quindi l'Europa e anche l'Italia accoglie per motivi gravi e talvolta tragici, come i conflitti, le persecuzioni, i disastri, una quota significativa di migranti. Un'altra fonte molto significativa che può essere di supporto e di aiuto non solo in termini di dati, ma nella loro lettura con una curvatura umana e pedagogica, che è poi anche quella della scuola, è rappresentata dal rapporto Immigrazione, edito prodotto da Caritas e Migrantes, che nella sua edizione di quest'anno, in cui si celebrano i 30 anni appunto dalla pubblicazione, che ha un titolo significativo, Verso un noi sempre più grande, questo è il titolo, e che analizza l'impatto che appunto la pandemia e le misure adottate hanno avuto non solo, diciamo, sulle attività economico e sociali, diciamo sulla destabilizzazione generale dei paesi e quindi dell'intero pianeta da questo punto di vista interessati dalla pandemia, ma anche proprio sulle vite dei cittadini stranieri che vivono in Italia. E il riferimento ad alcuni indicatori molto significativi, per esempio i movimenti migratori, la tenuta occupazionale di chi viene in Italia, i percorsi scolastici dei minori e la tutela della salute di questi migranti che accogliamo. Ma un altro aspetto, perché il rapporto di quest'anno si collega, a cui il rapporto di quest'anno si collega direttamente, è rappresentato da ciò che affermava sempre il rapporto di Caritas e Migrantes sull'immigrazione del 2021, e che si titolava Conoscere per comprendere, dove affermava che l'analisi e il dibattito che ruota intorno a questo fenomeno, cioè al fenomeno migratorio, specialmente dai paesi interessati dalle guerre e dall'est Europa, tende a essere semplificato nella vulgata comune, ma anche dall'informazione nazionale, come struttura e come contenuti. In pochi, dice il rapporto, si soffermano ad analizzare, ad esempio, le dinamiche demografiche nei paesi dell'est Europa e dell'area balcanica e il loro impatto sia in termini di emigrazione che di immigrazione. Sono rare le occasioni per confrontarsi sul tema della mobilità intraregionale, che vede, questo già 2019, il corridoio migratorio tra Russia ed ex repubbliche sovietiche tra i più attivi a livello continentale. E infatti questa l'attenzione che invece l'informazione generalizzata
da su la migrazione dei profughi che arrivano dal continente africano e quindi l'attraversamento del Mediterraneo tende, afferma sempre il rapporto, ad oscurare completamente delle situazioni molto vive, di dolore sanguinante, oserei dire, e più interne al nostro continente europeo, come il conflitto tra Russia e Ucraina, che da anni sta producendo, afferma sempre il rapporto, sfollati e rifugiati. Solo 12.000 nel 2019 dall'Ucraina. E quindi questo è un aspetto e per questo diciamo l'emoticon con l'attenzionamento che ci deve interessare in maniera sostanziale, perché la scuola italiana non gestisce mode. La scuola italiana affronta fenomeni di intensità significativa che coinvolgono persone e si mette in moto perché queste persone siano accolte, istruite, formate. In una parola, si muove perché le persone possano diventare tali, possano essere tali. E quindi in questo senso vogliamo poter commentare la norma sotto questo aspetto, norma in senso lato, perché si tratta della nota che il capo dipartimento, la nota 781 che il capo dipartimento Versari ha titolato accoglienza scolastica per gli alunni ucraini, indicazioni operative, rappresenta sicuramente da questo punto di vista, insieme lo sfondo della slide è rappresentato appunto dal sito, dalla parte dedicata del sito di istruzione appunto all'emergenza. Cosa viene detto in questa nota? Si fa innanzitutto riferimento ai documenti pubblicati nella sezione, su questo sono veloce perché la sezione ovviamente è consultabile, assolutamente, tra cui anche gli orientamenti a cui facciamo riferimento, che stiamo commentando in occasione di questo webinar e che diciamo ricapitolano appunto il supporto normativo già rappresenta la lunga storia di accoglienza e integrazione della scuola italiana. Sul sito sono presenti anche tutta una serie di materiali utili anche proprio per le scuole dal punto di vista didattico, no? Per potersi ispirare, ma direi che questa sezione dovrebbe essere in enorme aggiornamento, perché dalla piccola testimonianza che posso dare come chi sta sul campo nella scuola, ma anche come componente di un'associazione come DISAL, le scuole stanno producendo attraverso la guida sapiente dei loro dirigenti una serie di protocolli, azioni, materiali, strumenti che divengono appunto la base su cui questa accoglienza reale poi diventa reale e operativa. In particolare ci può tornare utile come fondamento normativo su questo ciò che la nota cita come le linee guida pubblicate dall'USP di Milano, che guardiamo velocemente. L'USP di Milano, l'Ufficio Scolastico Provinciale di Milano, ha pubblicato un vademecum per le istituzioni scolastiche in cui si riprende ovviamente, come dire, l'occhio attento anche del ministro su questa situazione. Riverbera, mi è piaciuto riportare questo aspetto, che la scuola, dell'intervento del ministro, che la scuola è la casa e il rifugio per chi fugge dalla guerra. Perché mi è piaciuto riportarlo? Non solo per citare il ministro, ma perché questa modalità rappresenta, a mio parere, diciamo, ciò che della scuola italiana emerge in maniera sensibilmente vera,
cioè che questa scuola, nonostante l'appesantimento burocratico, le enormi tensioni, il grande stress che ha dovuto affrontare da sempre, oserei dire specialmente in questi ultimi 2 anni in cui le è stato chiesto di affiancarsi in maniera massiva al Ministero della Sanità nell'affronto dell'emergenza Covid, forse per tanti compiti che non le erano di diretta competenza, poi lascia emergere questo suo vestito significativo, che è la capacità di essere casa, non in senso metaforico, ma in senso reale per gli alunni che accoglie. E la casa di per sé, diciamo, è il luogo in cui si maturano certe esperienze, si vivono certi percorsi, e dalla casa poi, che ha una porta per entrare, da questa stessa porta si esce anche. Ecco, la scuola italiana è questa casa che sa preparare per lasciar uscire anche gli alunni che accoglie verso il futuro, perché è l'unica che sa considerare che gli alunni non sono tutti i suoi alunni, non sono solo il futuro, sono il presente, perché la scuola senza il presente degli alunni non potrebbe essere. Quindi mi è piaciuto sottolineare questo aspetto del vademecum, molto interessante. Continuando la veloce disamina, ci apprestiamo ad affrontare in questo particolare momento dell'anno scolastico gli aspetti legati alla valutazione, non perché gli altri non siano importanti, ma perché, diciamo, in questo momento questo elemento sicuramente rappresenta in qualche modo la necessità primigenia per la situazione. E il vademecum, ma anche il testo degli orientamenti, ma anche le norme qui citate, tra cui una antichissima ma ancora vigente e sempre vera, perché è la circolare ministeriale 301 del 1989, nella quale l'onorevole Sergio Mattarella, allora ministro dell'istruzione, affermava: l'immigrazione è un fenomeno che esiste da tempo. Stiamo parlando del 1989, stiamo parlando di un ventennio fa, ma che negli ultimi anni ha assunto dimensioni quantitative e connotazioni qualitative che rendono necessario da parte della scuola un'attenta considerazione ad una serie di interventi intesi a garantire alla generalità degli immigrati l'esercizio del diritto allo studio. Allora, il diritto allo studio è un diritto sicuramente costituzionalmente sancito, ma è composto, a mio parere, di due termini: c'è diritto e c'è studio. Studio nella sua accezione latina vuol dire desiderio, vero, quello che gli insegnanti e membri di una comunità ben come dire, coordinata da un dirigente scolastico che ha una visione e ha un'idea di che cosa sia la leadership educativa che deve esercitare, tutela il desiderio degli studenti di poter apprendere, crescere, formarsi, maturare. E questo è un aspetto che vale sempre la pena sottolineare. Vado un po' veloce perché si disamina appunto questa idea della Costituzione, diciamo, lo stesso Ministero dell'Istruzione nel documento del 2007, La via italiana per la scuola interculturale e l'integrazione degli alunni stranieri, affermava che l'istruzione è un diritto di ogni bambino, quindi a prescindere dalla cittadinanza, considerato portatore di diritti non solo come figlio, data la sua minorità, ma proprio come individuo, no? Cioè il nostro paese, la nostra Costituzione, il nostro sistema scolastico ha consapevolezza che il bambino straniero che noi accogliamo non è un minus per la sua minore età, anche dal punto di vista giuridico. Anche un minore non accompagnato ha appunto accesso a una serie di diritti di tutela che gli consentono subito di essere considerato persona.
E questa cosa, probabilmente in un'ottica di rete, più che gli uffici immigrazione, più che i servizi sociali, più che diciamo i tanti enti che curano questi aspetti sostanziali, lo fa la scuola. E quindi mi preme dirlo perché ne dobbiamo avere una consapevolezza assoluta, che non siamo come dirigenti scolastici o come sistema scolastico coloro che devono trovare la migliore sistemazione organizzativa agli studenti, ma sono quelli che compiono il passo, ed è un passo di consapevolezza più grande, che comprende l'esistenza anche storica di questi studenti, che ha a cuore il loro passato in funzione del loro presente, che non dimentica niente o non dovrebbe farlo. La norma poi analizza l'idea dell'iscrizione scolastica come un momento di particolare attenzione non formale, cercando di garantire sotto questo punto di vista il fatto che è il collegio nelle sue declinazioni che si esprime, e che è preferibile che gli studenti stranieri, i profughi, vadano nella classe perché siamo la scuola della Montessori, cioè siamo la scuola di Piaget, siamo la scuola cioè che tiene conto che le dinamiche di apprendimento di uno studente sono impastate col suo sviluppo cognitivo, emotivo, relazionale, corporeo, no? Quindi per quanto possibile inserirli nella classe parallela, perché non è solo un problema della lingua che possono non sapere, o delle competenze di istruzione che possono non possedere, ma anche di relazione che avviene tra pari, perché i compagni di classe svolgono un ruolo di mediazione estremamente significativo, con tutto un insieme di linguaggi non verbali o di capacità di comunicazione che non vanno assolutamente trascurati. Quindi la scelta di posizionare questi studenti in classi immediatamente inferiori rispetto a quelli dell'età deve essere in qualche modo ponderata proprio in termini di utilità anche umana. E quindi diciamo questi slide successive rivisitano questa opportunità che io vi ho riassunto, poi come si procede anche in ragione delle iscrizioni in corso d'anno. Queste note che rimandano alle norme ci chiedono di essere particolarmente attenti per evitare ragioni di dispersione ai minori fra gli studenti, cioè che hanno quest'età a scavalco fra i 14 e i 15 anni, perché sono quelli più esposti alla dispersione scolastica insieme a quelli del segmento della scuola secondaria di primo grado. Fa un affondo il testo degli orientamenti e le norme che riprende e richiama come il vademecum che stiamo illustrando a la conoscenza della lingua italiana e a tutte le opportunità che è necessario mettere in campo in modo da poter agevolare e favorire innanzitutto la comunicazione degli studenti. Ritorna poi da questo punto di vista sotto l'aspetto che la conoscenza della lingua italiana, non solo sotto gli aspetti formali ma proprio comunicativi di relazione, e quindi la conoscenza della stessa lingua, ma potrebbe anche essere diciamo la lingua di provenienza di questi studenti, quali che siano, in particolare ucraini. Poi i ragazzi imparano con una velocità enorme, diciamo molto elevata, e appunto la comunicazione, quindi la conoscenza della lingua, quale che sia, certamente la lingua italiana, perché quella del paese accogliente, che è lo strumento vero per contrastare il ritardo scolastico, perché è quella che consente per l'appunto la comunicazione. Il testo, diciamo, appunto sostiene questa peculiarità dell'aspetto del contatto linguistico, che è un contatto affettivo e motivante, come viene detto appunto qui.
Siamo allo step finale e passiamo quindi ad affrontare gli aspetti legati alla valutazione. Io bevo un attimo per dare un poco di refrigerio alle corde vocali. Allora, per quanto concerne la valutazione degli studenti non italiani e tra l'altro gli esami conclusivi che ci apprestiamo ad affrontare sia nel primo che nel secondo ciclo, la norma afferma appunto nelle sue diverse declinazioni, le linee guida del 2014, il DPR 122, gli orientamenti e gli aspetti che stiamo affrontando, sulla necessità che debbano essere evidentemente sostenuti dagli studenti in obbligo di istruzione. Il punto vero è come, ed è il motivo per cui ne stiamo parlando. Qui si fa una disamina della norma come diritto alla valutazione, alla necessità che i voti rappresentino sempre e comunque l'espressione, come poi tra l'altro è accaduto in scuola primaria e le colleghe qui presenti ne sono testimoni viventi, diciamo, del grande lavoro che la scuola del primo segmento sta facendo sotto questo aspetto, cioè di questa traduzione che non è formale ma sostanziale dell'aspetto descrittivo che una valutazione vuole avere, che quindi anche il voto numerico deve assumere sotto questo profilo, perché la scuola italiana è profondamente centrata sotto l'aspetto della valutazione formativa, che è anche quella che ovviamente ci interessa in maniera diretta e significativa rispetto agli studenti non italofoni, e che appunto è prioritario nell'ottica della valutazione formativa che la scuola favorisca con specifiche strategie e percorsi personalizzati a partire dalle indicazioni nazionali, a partire la scuola secondaria di secondo grado non si senta esclusa, dalle indicazioni nazionali per il curriculum del primo ciclo, garantendo agli studenti non italiani una valutazione che tenga conto, per quanto possibile, lo abbiamo grassettato, questo aspetto, questa incidentale nella frase, non è un modo di dire, è ciò su cui la norma, noi siamo abituati, diciamo, al linguaggio dei nostri ministeri, in particolar modo sono delle espressioni che fanno la differenza. Si chiede ai dirigenti scolastici di valutare l'opportunità, è un aspetto, diciamo, per il quale non si dice fai così, ma si rimanda appunto ad un senso e un modo di dire che ora il per quanto possibile vuol dire tener conto della loro storia scolastica precedente, degli esiti raggiunti, delle caratteristiche delle scuole frequentate, delle abilità e delle competenze essenziali acquisite, ma per quanto è umanamente possibile. Ma vale anche il racconto diretto degli stessi studenti che arrivano da queste zone. Allora il mediatore potrebbe venire 2-3 volte, il resto lo fa la classe nella sua capacità di accoglienza. Il mediatore culturale ci serve perché il racconto fatto da mamme e bambini possa essere il punto di partenza per le azioni di cui la scuola si rende poi successivamente protagonista. E infatti, ancora una volta, le note ministeriali a cui rimandiamo sottolineano l'aspetto della funzione di documentare alle famiglie nel modo in cui possiamo, assolutamente liberi di deliberarci gli strumenti più opportuni, che possono anche essere i colloqui del dirigente o del coordinatore di classe, dello staff, anche in una forma diversa a quella a cui sono abituati i nostri alunni italofoni e l'organizzazione della scuola italiana, no? Perché chiaramente nella fase emergenziale è necessario che questo rapporto, che tante volte garantisce dei passi in avanti significativi, sia parte sostanziale dell'azione della scuola.
di poter pensare ovviamente degli interventi didattici di natura transitoria che possono durare 10 giorni come un mese, come diciamo un anno in un'ottica lunga di un put-off triennale, no? Quindi sono pensati e a una contestuale attenzione appunto alla storia, alla cultura e alle competenze, perché bisogna anche dirgli dove sono venuti, bisogna anche raccontargli chi siamo, non dare per scontato che loro sappiano di che panni veste il paese in cui sono stati accolti. E l'opportunità di prevedere una valutazione per gli alunni stranieri modulata sull'esperienza umana. E questo è un aspetto che tra l'altro anche il decreto legislativo 62 del 2017 sulla valutazione formativa e il dover tener conto dello sviluppo globale della persona di ciascun alunno richiama. Lo abbiamo qui riportato in maniera tecnica, diciamo, non perché lo vogliamo commentare nel suo articolo sostanziale, che è il primo oggetto e finalità della valutazione, ma perché mi piaceva richiamare appunto il comma 1. La valutazione ha per oggetto il processo formativo, parlavamo prima di valutazione formativa, i risultati di apprendimento dei nostri studenti in relazione al processo formativo, no? Documenta, quindi i voti servono a questo, i giudizi servono a questo. Cosa documenta? Lo sviluppo dell'identità personale prima di tutto, e promuove la autovalutazione di ciascuno dei nostri studenti in relazione alle conoscenze di abilità e in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze. Ci rifletterei un attimo su questa situazione, perché la valutazione o la forma dell'autovalutazione che poi transita nel documento formale, la certificazione, no? La pagella e la certificazione poi in sede di esame, non chiede ad incipit proprio in assoluto della norma di immaginare ex abrupto la valutazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze, ma di tenere in conto il processo formativo e di promuovere l'autovalutazione in relazione all'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze. È coerente, perché bisogna essere coerenti ovviamente rispetto a questa, la valutazione del comportamento, diceva il 62, diceva e dice, si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, quanto più è vero questo in presenza dell'accoglienza degli stranieri. Richiama al patto educativo di corresponsabilità, che non è quello strumento che si è scritto all'inizio dell'anno e che abbiamo chiesto di firmare, o che quando lo chiederemo, se avremo l'opportunità di farlo, alle famiglie dei nostri nuovi studenti ucraini, significa tutte quelle modalità che sapremo inventarci, tra virgolette, per poter dialogare con queste famiglie e strutturare una relazione con loro. E infine, già nel 2017, come nella citazione che abbiamo fatto dell'onorevole Mattarella, oggi Presidente della Repubblica, ieri Ministro dell'Istruzione, dice il comma 8 dell'articolo 1, i minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale hanno diritto e ne costituiscono i riferimenti essenziali all'istruzione. E passiamo quindi in questo, seppure sotto la forma di una carrellata, alla questione degli esami conclusivi. La normativa d'esame non permette di differenziare formalmente le prove tra gli studenti italofoni e i nostri nuovi studenti ucraini o di altra nazionalità.
ma specialmente nel primo segmento scolastico, visto che l'elaborazione delle prove è in carico alle istituzioni scolastiche direttamente, in qualche modo, preme, sottolinea che sia necessaria un'adeguata presentazione degli studenti stranieri e anche delle modalità con cui si è proceduto, fosse anche solo per 20 giorni, ad accoglierli, no? E che diciamo, la parte di predisposizione di queste azioni è così importante, perché è quella che transita poi in sede d'esame e sancisce la conclusione di un percorso. E anche e soprattutto è ancora una volta valido l'esempio della casa di prima, perché sebbene sia più facile, tra virgolette, predisporre le prove per l'esame a conclusione del primo ciclo, questo esame è la porta di uscita indispensabile e fondamentale verso il secondo ciclo, dove i nostri studenti stranieri si approssimano ad andare a termine. Quindi, come dire, è proprio lo strumento, è lo zaino, è il bagaglio, quel documento che noi gli daremo e rappresenta proprio la loro cartella, no? Che era oggi si dice zaino, diciamo, la cartella la usavo io ai miei tempi quando andava a scuola, e quindi rappresenta l'occasione vera per raccontare da un punto di vista tecnico chi è questo studente e quali passaggi, quali passi ha fatto. E nell'esame del secondo ciclo, appunto, secondo tutta la prospettiva che abbiamo già detto, perché vale uguale, si rilascia il titolo di studio dal valore legale nel nostro paese, e sebbene ci sia tanta storia in esperienza per cui gli studenti ucraini che stanno arrivando proprio perché adulti riescono a mantenere dei contatti in DAD ancora con i loro docenti nel paese d'origine, per fortuna, e quindi si troverà modo e tempo, ci aspettiamo delle indicazioni più cogenti, diciamo, per sostenere poi le prove d'esame per questi studenti che magari masticheranno una lingua di contatto tra Italia e Ucraina, che potrebbe essere l'inglese di utilità, diciamo, ma è uno step ancora da definire e da scrivere. Però il colloquio orale può essere, appunto, diciamo, l'occasione. Le commissioni d'esame lo devono sapere e li si sta sollecitando a questo, che il colloquio rappresenta, appunto, un'occasione sostanziale per realizzare questo trade union, che invece il primo ciclo saprà fare in una maniera, a mio parere, proprio perché ne ha gli strumenti, molto è meno ingabbiata in questo senso in una formalità, sebbene debba rispettare una forma, ma diciamo, questa è una storia che potremo vedere e raccontarci a valle per aprire l'anno scolastico rispetto al prosieguo delle iniziative, appunto, di accoglienza di questi studenti stranieri, sebbene ci auguriamo che la guerra finisca tra un minuto esatto. E l'ultima cosa che mi piace rappresentare, questo aspetto, che è un titolo, è il titolo del paragrafo 1.2 del testo Orientamenti interculturali, idee e proposte per l'integrazione di alunni e alunne provenienti da contesti migratori, che titola I volti dentro i dati. Dietro i dati, anzi dentro i dati, come specifica questo titolo, ci sono le persone. E quindi diciamo, dopo averle accolti con fiori, fotografie, palloncini, come era giusto che fosse, no? Questi ragazzi si siedono nei banchi, occupano un posto accanto a un compagno di strada dove noi abbiamo deciso che sedessero, no? In qualche modo, per questo la fase dell'iscrizione, la fase dell'accoglienza è fondamentale. Non è banale accompagnarli e dire: questo è il tuo posto, questa è la tua poltrona in questa casa, no? Di fronte a maestri che nessuno, e con questo nessuno non mi riferisco sicuramente ai dirigenti scolastici, ma all'intera comunità sociale
che non sempre ha la consapevolezza, diciamo, di questa situazione, che nessuno deve lasciare soli nel compito più importante del mondo, perché sull'accoglienza ci siamo. Siamo anche, l'Italia è un paese accogliente, ma il vero lavoro è quello dell'integrazione. E con questo ripasso la parola alla preside Ambrosio. Mi scuso per il tono della voce, ma è veramente affaticata, me ne rendo conto io stessa. Grazie Mena, grazie davvero alla dirigente Filomena Zamboli per questo excursus sull'aspetto normativo. Ci ha indicato, diciamo, una modalità non solo meccanica per utilizzarla come base, come giusto che sia, ma vivendola nella specificità delle nostre situazioni scolastiche. È per questo che nell'ottica anche della condivisione che contraddistingue l'associazione DISAL, voglio dare la parola a due dirigenti, dapprima alla dirigente Gilda Esposito del circolo didattico De Filippo di Santa Maria la Carità, proprio per condividere con noi l'esperienza dell'accoglienza che ha attuato nella sua scuola. Gilda, a te la parola. Grazie, grazie Donatella, grazie anche a Mena Zamboli che è sempre puntuale nelle sue spiegazioni, nei suoi contributi, nelle sue riflessioni. Io vi porto l'esperienza che abbiamo vissuto nella mia scuola da un po' di giorni, in verità. Io dirigo un circolo didattico, quindi all'interno sezioni della scuola dell'infanzia e classi della scuola primaria. Il comune, nella figura dell'assessore alle politiche sociali, ha contattato la scuola informando che erano arrivati nel territorio di Santa Maria la Carità, dove è presente la scuola, alcune mamme con bimbi a seguito. Bimbi di età compresa tra i 3 e i 6 anni già compiuti. E quindi insieme ci siamo incontrati, abbiamo deciso che cosa fare per poter accogliere ed inserire questi bambini. Inizialmente erano 7, poi nel corso del tempo hanno raggiunto altri familiari anche in altri paesi, non si sono fermati alcuni in Italia, ma sono andati in Germania, qualche altro invece è rientrato in Ucraina. E va bene, insomma, sono rimasti da accogliere due bimbi, una bimba di 4 anni, Alicia, e un bambino già di 6 anni compiuti. Ci siamo un attimo guardata anche quella che era la normativa del paese di provenienza. In effetti i bimbi entrano a scuola al compimento o del 6° o del 7° anno di età e quindi cominciano a frequentare la scuola primaria. Abbiamo avuto un incontro con le mamme di questi bimbi e insieme abbiamo deciso che forse era il caso di inserirli entrambi alla scuola dell'infanzia. I bimbi sono stati inseriti il 5 maggio e quindi praticamente sono appena una decina di giorni, insomma, che stanno con noi. Abbiamo ritenuto non iscrivere il bimbo in una classe prima, proprio per il breve tempo che avrebbe dovuto poi essere rimanere con noi a scuola, perché poi la scuola primaria l'8 giugno chiude e quindi restare invece alla scuola dell'infanzia, visto che il bimbo non aveva proprio nessun tipo di esperienza di scuola, perché non aveva mai frequentato aule scolastiche, per cui insomma siamo arrivati a questo tipo di conclusione. Abbiamo deciso di inserirli in un unico plesso per fare in modo che almeno i bimbi si potessero incontrare in un plesso più piccolo rispetto agli altri della scuola, anche vicino, insomma, alla residenza di entrambe le famiglie. E quindi in questo incontro iniziale la cosa che ho potuto osservare, al di là
della lingua, al di là dell'importanza di conoscere la lingua del paese che ti accoglie, è la straordinarietà poi dei bambini, perché diciamo che il tutto era presente, anche il mediatore linguistico, però il grosso l'hanno fatto i bambini della mia scuola, i bambini di 4 anni, di 5 anni, che sono andati al di fuori dei cancelli a prendere proprio letteralmente per mano questi bambini e li hanno accompagnati fin dentro, dicendo: guarda, ti stiamo aspettando, tu cosa aspetta, vieni. E anche i bimbi ucraini, a dire la verità, la bimba più piccola si è affidata con più tranquillità. Il bimbo un po' più grande, Renat, ha avuto un attimo di smarrimento, e da comprendere anche la sua storia. La mamma ha raccontato che sono stati per più di un mese in un rifugio al di sotto, insomma, di palazzi o di strutture, dove sentivano anche i bombardamenti continui delle giornate di guerra. E quindi è chiaro che il trovarsi in un ambiente nuovo, anche se così attento e magari così desideroso, si parlava di desiderio prima, desideroso di accogliere, di tendere una mano, non mancava, comunque è stato un po' più difficile. Poi con l'ingresso nelle aule, l'altra cosa che si è vista è il coinvolgimento dei bambini e l'entrare in relazione anche e soprattutto con il linguaggio non verbale, ma con il linguaggio del corpo, con i gesti, con il viso, con le espressioni. E si sono detti tra bambini, ma dopo un'ora nemmeno che erano entrati nelle aule assegnate a loro, nelle sezioni assegnate a loro, si sono trovati a discutere tra di loro con le gesta circa l'età. Tu quanti anni hai? Ma questo detto con le dita di una mano, per cui si vedeva che praticamente tra di loro si dicevano: io ho 3 anni, ho 4 anni, io mi chiamo Francesca e la bimba io mi chiamo Alicia. E poi hanno iniziato le loro attività. Il primo giorno, insomma, sono rimasti con le loro mamme, accolte dalle docenti e accolte anche dalle famiglie degli altri bambini, perché veramente c'è stata una grande gara di solidarietà. Come diceva Mena prima, noi siamo bravi nell'accogliere, siamo veramente eccezionali. E quindi tutti abbiamo fatto squadra attorno a questi bimbi. Dobbiamo solo adesso stare attenti e fare in modo che questi bimbi riescano sempre più ad integrarsi. Intanto dei risultati alla scuola dell'infanzia li abbiamo ottenuti. Dopo i primi 2 giorni di presenza a scuola soltanto per poche ore, i bambini già dal terzo giorno stanno pranzando a scuola con gli altri bimbi, stanno partecipando a tutte le attività. E insieme alle docenti stiamo elaborando delle modalità anche per poter osservare e quindi creare anche dei percorsi, come anche la norma ci suggerisce, dei percorsi specifici, individualizzati per loro. Siamo nella fase appunto dell'osservazione e con schede e griglie osservative per questi bambini, costruite apposta per loro ovviamente, anche perché ne avevamo alcune per bambini stranieri, però ovviamente qui ci troviamo in una situazione completamente diversa, perché anche la scelta di venire in Italia non è una scelta ragionata, è una scelta dettata dall'emergenza, da una brutta purtroppo emergenza, e quindi senza nessuna preparazione da parte loro si sono trovati a dover inserirsi in un contesto magari
anche non fondamentalmente scelto. Penso che nessuno di loro immaginava di trovarsi da un momento all'altro in un contesto completamente nuovo. E quindi siamo in questa fase di osservazione per poter poi creare questo percorso da estendere anche all'anno prossimo, perché in effetti già sappiamo che i bambini resteranno almeno fino ad ottobre o comunque fino ad autunno inoltrato qui in Italia, e quindi dovremo accompagnare Renat dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria e la piccola Alicia a restare nella scuola dell'infanzia, però anche con degli strumenti e delle esperienze nuove e diverse. E a questo punto una domanda per Mena rispetto all'iscrizione di Renat alla scuola primaria. In effetti gli organici sono ormai già delineati, io già so quante classi avrò, so se avrò che avrò due classi prime a tempo pieno, cinque invece a 27 ore settimanali, e quindi ho già un minimo di organizzazione. Però devo ovviamente adesso decidere se con la famiglia fare già adesso l'iscrizione in prima oppure attendere i primi giorni di settembre. E quindi questo, insomma, io non so ancora come meglio fare, e quindi questa è un po' una domanda che già lancio a me e che sicuramente saprà dare una risposta. Per l'altra bimba ci sarà la riconferma alla scuola dell'infanzia, se la famiglia ovviamente ritiene di volerla lasciare nella scuola dove adesso sta, e se loro pensano di voler rimanere ancora in Italia, nel comune dove la scuola è presente. Ci tengo a dire che sul nostro territorio noi, almeno come dirigenti, io conosco Donatella, conosco Adele, ma ce ne sono anche delle altre di dirigenti del primo ciclo che fanno parte della DISLAL e con le quali noi abbiamo sempre contatto, e nel senso che ci confrontiamo tantissimo rispetto alle cose da farsi, alle esperienze che abbiamo e anche a come affrontare le dinamiche che ci si presentano di giorno in giorno. Poi Adele, che mi succede, vi dirà anche il lavoro che la sua scuola ha avviato e che ha condiviso con noi altri. Io penso di non avere null'altro da dirvi dell'esperienza finora fatta, e vi ringrazio per questa opportunità. Gilda, ringraziamo noi te per la tua testimonianza, veramente anche molto toccante, perché hai messo in evidenza proprio la necessità della condivisione, della solidarietà, di questa, diciamo, affettuosità un po' che ci contraddistingue nei momenti dell'accoglienza. Alla domanda penso Mena risponderà dopo insieme alle altre, e quindi voglio passare la parola alla dirigente Adele Porta dell'Istituto Comprensivo Paride del Pozzo di Piemonte. Prego. Eccomi qua. Benissimo, mi aggancio a quanto ha detto Gilda, dicendo che effettivamente siamo un bel gruppo che sta producendo non solo confronto ma anche materiale e, diciamo, opportunità proprio di lavoro comune, visto che le esigenze e le situazioni sono molto molto simili. Allora, io chiaramente, avendo un istituto comprensivo, ho colto anche bambini un po' più grandi. Nel territorio di Piemonte sono arrivati dei bambini presentati dal sindaco, quindi accolti proprio dal sindaco di Piemonte, e accolti anche nelle sue strutture, insomma, ospitate da lui, cinque bambini, che però provengono da, diciamo, famiglie e da territori ucraini diversi. Alcuni vengono da Odessa e sono arrivati in un secondo momento, nel mese di marzo, tardo marzo, quindi fine marzo, e altri vengono da Kiev.
sono arrivati un poco prima. Sono arrivati con le famiglie intere, addirittura anche con i nonni, e anche con un cagnolino, con un cucciolo. Lo dico perché questo è stato utile come momento iniziale anche di accoglienza in un plesso. Sono due territori diversi che hanno significato anche due modalità diverse, perché i bambini che dell'età, insomma, di 6 anni, di 7 anni e di 9-10 anni, quindi tra la scuola dell'infanzia e scuola primaria, venivano anche da realtà scolastiche non del tutto staccate al momento del loro arrivo a Piemonte, perché i bambini provenienti da Odessa avevano ancora un contatto con la scuola di provenienza, in alcune fasce della giornata lavoravano in DAD, e quindi l'aggancio con la scuola loro non è mai cessato del tutto. Invece quelli di Kiev assolutamente no. E quindi situazioni completamente diverse. Così come è stato egregiamente precisato da Mena e anche annunciato da Gilda, chiaramente l'accoglienza è stato il primo passaggio fondamentale, considerando anche, diciamo, incontri preparatori che abbiamo avuto con i genitori di questi bambini. Incontri che ho fatto io anche con, diciamo, il mio staff, alla presenza di una madre di altri bambini ucraini già presenti qui da diversi anni, ed è quella che è stata poi la nostra mediatrice linguistica e culturale, l'unica possibile e utilizzabile nel nostro territorio, che quindi ha fornito anche non solo da mediatrice proprio linguistica, ma anche, diciamo, da contatto umano, perché ha fatto un po' da apristrada e di accoglienza generale proprio sul territorio al di fuori della scuola. E questo è stato molto importante, questo, diciamo, incontro preparatorio con i genitori che abbiamo avuto, perché abbiamo cercato di capire un po' la storia di questi bambini, una storia non soltanto personale, di vita vissuta, chiaramente difficile, così come già egregiamente annunciato e spiegato Gilda, ma anche scolastica, giusto per avere, diciamo, una conoscenza pregressa di quello che erano la loro preparazione di base. E diciamo che è vero che la scuola è diversa, abbiamo anche studiato un po' i piani di studi degli ucraini, quindi ci siamo anche resi conto della durata dell'età, perché i miei bambini entravano in quella che nella scuola italiana viene considerata scuola dell'obbligo, no? Quindi con il diritto allo studio, come diceva Mena, costituzionalmente sancito, diritto imprescindibile, soprattutto da una certa fascia d'età. Quindi noi abbiamo avuto due bambine, Milana, tutte e due si chiamano, una da Odessa e un'altra dall'Ucraina, che abbiamo preferito, d'accordo con i genitori, inserirli negli anni 5, quindi non erano mai stati nella scuola dell'infanzia, quindi non erano mai stati a scuola per la prima volta, entravano nella scuola. E altri 3 bambini invece, provenienti sempre da 2 città diverse, uno in prima elementare e altri 2 nelle quinta elementare, e quindi come classi terminali da questo punto di vista, prima di passare alla scuola media. I genitori sono stati d'accordo a questo tipo di inserimento come fasce d'età, quindi diciamo inseriti in classi anagraficamente parallele alla loro età di bambini, e quindi in questo caso abbiamo anche poi scelto in quale particolare classe inserire, in quali plessi. Non sono nello stesso plesso, anche perché come residenze di accoglienza vivono in frazioni diverse. Quindi questo è stato, diciamo, il primo bisogno espresso dai genitori per non creare loro il fastidio di un trasporto che è difficoltoso. E quindi ecco, questo ha determinato anche, diciamo, la possibilità di inserirli nelle classi dove ci sono già i figli di questa signora ucraina già presente, perché sul territorio esistono già delle comunità presenti qui da diversi anni. La signora ucraina, già presente nel territorio, ha sposato proprio un abitante di Piemonte, un piemontese, e ha già 3 bambini che parlano perfettamente, chiaramente, la lingua non solo italiana, ma anche la lingua d'origine. E quindi anche i bambini hanno fatto da mediatore. Quindi questi 9 bambini ucraini sono stati inseriti nelle classi dove erano presenti già questi bambini. E questo è stato già un momento, diciamo, di maggiore serenità.
Perché ritorno al discorso del cagnolino? Perché al momento dell'accoglienza in un plesso, la presenza di questo cagnolino portato dalla mamma, abbiamo fatto fotografie, accoglienza, cose anche molto discrete, abbiamo evitato di fare grandi feste perché diciamo che l'arrivo non è stato un momento gioioso. Ecco, come è stato detto prima anche da Mena e da Gilda, in realtà è un'immigrazione non volontaria, ma è stata una forzatura, un'urgenza e una necessità dettata da situazioni abbastanza difficili. Quindi non c'era niente da grande festeggiamento. Abbiamo fatto un momento di accoglienza sicuramente giocoso, caloroso, come noi siamo abituati a fare, ben organizzato in entrambi i plessi, però il cagnolino è stato da trade union, perché portandolo a scuola ha creato un'aggregazione improvvisa da parte di ucraini, italiani, piemontesi, e quindi intorno a questo bambino, questo cagnolino, il quale a un certo punto non sapeva come, diciamo, spaesato, ha creato grande tenerezza e questa facile comunicazione, questo scambio di emozioni, ancora prima che di messaggi e di parole. Ecco, questa è stata la cosa molto simpatica. Dopodiché si è entrati nelle classi, a parte i primi momenti in cui si è dato possibilità, nella scuola primaria in particolare, perché nell'infanzia la vicenda è un po' come quella che già ha descritto Gilda, quindi io parlerò soprattutto dei bambini nell'infanzia, della primaria, pardon. Chiaramente si è dato molto spazio anche a dei racconti, no? Attraverso, diciamo, delle immagini, avendo le LIM, quindi le immagini ci hanno molto aiutato, diciamo, di visioni dei luoghi di provenienza, dove i bambini hanno raccontato attraverso disegni, immagini, giochi anche la loro storia precedente, e hanno anche provato a rispondere, entrambe, diciamo, i bambini italiani e i bambini ucraini, a rispondere alle domande di curiosità che venivano naturali, anche aiutandosi con i traduttori. Quindi le tecnologie in questo hanno dato una grossa mano. Non soltanto le LIM per proiettare immagini di posti, luoghi e storie, ma anche, diciamo, come creare dei vocabolari ed immagini, ma anche attraverso i tablet che i bambini hanno. Quindi, diciamo, la traduzione simultanea di queste, grazie a queste tecnologie, c'è di grande aiuto quotidiano in questo in classe. Quindi, una volta definite le classi, una volta definite quindi le sezioni, una volta superato i primi giorni, le prime settimane, diciamo 3 o 4 giorni di accoglienza introduttiva generale, di scambio di conoscenze, di legami, ogni bambino ha scritto il proprio nome e l'hanno voluto scrivere sia in cirillico che in latino, quindi questo è stato anche, diciamo, andare incontro tra le situazioni, e i bambini ucraini dicevano la pronuncia com'era di questi nomi, di queste paroline. Si è passato poi un po' a stabilire i primi contatti anche delle proprie attività da predisporre. Abbiamo dato la possibilità a loro anche di scegliere, diciamo, la durata della giornata scolastica. Con i genitori abbiamo infatti definito i primi giorni di non tenerli per tutto il tempo scuola giornaliero, e che poi è andato via via allungandosi. Chiaramente l'infanzia ha avuto un percorso diverso, soltanto da poco hanno chiesto di partecipare anche alla mensa, mentre la scuola elementare, noi abbiamo la settimana di 27 ore settimanali, per cui hanno poi scelto di fare, diciamo, tutto il tempo scuola previsto da noi, insomma, nella scuola primaria. E le attività, ecco, qui si è partiti poi diciamo, da una serie di condivisione di attività da organizzare. Innanzitutto è stato molto importante anche definire momenti di apprendimento dell'italiano, proprio italiano non come materia di studio, ma come, diciamo, strumento di comunicazione quotidiana, anche del vivere quotidiano. Quindi abbiamo approfittato di alcune ore di compresenza che avevano i docenti dell'area linguistica espressiva, anche di inglese, e per creare appunto questi momenti diciamo di interventi proprio di comunicazione dell'L2 italiano lingua seconda, utilizzando proprio quelle che sono le comunicazioni funzionali del vivere quotidiano, di sopravvivenza, tra virgolette, quotidiana. Ho colto anche l'occasione, perché qui il territorio non offriva nessuna possibilità di mediatore linguistico, ho colto l'occasione di una
dottoressa laureata in italiano lingua seconda, che ha lavorato molto anche all'estero, in paesi francofoni soprattutto, che essendo originaria del territorio è venuta spontaneamente su base volontaria a presentarsi a scuola e a dire se avevamo, a chiederci se avevamo bisogno della sua professionalità. Chiaramente sì, e quindi una volta a settimana, il sabato, quando la scuola primaria non sospende le attività perché ha la settimana corta, veniva alla sede centrale dove invece c'è la scuola media per offrire, diciamo, 2 ore di attività di italiano non solo ai bambini, ma anche ai loro genitori e anche ad altri ragazzi che non si sono iscritti a scuola da noi, che però frequentano alcune università e altre la scuola superiore e non si sono iscritti perché loro continuano a lavorare a distanza con la DAD, e per cui anche a loro abbiamo creato questa, diciamo, sono circa 12-13 persone, questa classe particolare in presenza una volta a settimana, creando quindi questa opportunità di insegnamento dell'italiano come, ecco, lingua comunicativa, non come lingua di studio. E questo finora, fino a, diciamo, alla fine del mese di maggio, dopodiché questo servizio non ne potremo più usufruire perché la dottoressa torna all'estero dove lei lavora. Chiaramente in contemporanea i consigli di classe con il team dei docenti siamo partiti da questo protocollo aggiornato di accoglienza, aggiornato chiaramente perché la situazione degli ucraini è leggermente diversa rispetto ad altre situazioni di altri paesi con altra lingua che presentano diciamo situazioni leggermente diverse. Abbiamo anche cominciato a elaborare dei piani scolastici personalizzati, i famosi PSP, cercando di partire da delle situazioni, diciamo, di osservazione attraverso della modulistica, attraverso diciamo uno schema che cerca anche di vedere come i bambini si integrano all'interno di un gruppo classe, quindi non solo la disponibilità di collaborazione con i compagni, la richiesta di aiuto, la richiesta d'aiuto ai pari, la richiesta d'aiuto agli adulti, se lo fanno o non lo fanno, se diciamo sono attenti, se partecipano con interesse, se chiedono di intervenire, se fanno delle osservazioni personali, tutto quello che proprio, ecco, al di là delle discipline vere e proprie, riguarda proprio un atteggiamento di predisposizione verso quello che è la voglia e il piacere di studiare, di imparare anche quello che si fa, di partecipare a quello che il gruppo classe fa. E devo dire la verità, diciamo, queste griglie di osservazione si stanno perfezionando in quelle che poi sono delle griglie di monitoraggio, perché in questa fase dell'anno, che siamo venuti così alla fine dell'anno scolastico, in questa fase dell'anno in cui la nostra scuola ha elaborato anche delle prove parallele, ha fatto anche le prove invalsi, quindi le quinte elementari hanno fatto le prove invalsi e anche le prove di raccordo tra la scuola dell'infanzia e la scuola elementare e la scuola elementare e la scuola media, i bambini hanno voluto partecipare a questo tipo di attività. Chiaramente sono state fatte delle scelte perché abbiamo in base a questo PSP previsto delle discipline da oggetto di esonero, no? Come alcune discipline chiaramente non potevano essere così come si fa con i bambini diversi, i DSA, abbiamo esonerato e compensato alcune discipline, alcune attività, e quindi chiaramente alcune attività legate alla comprensione, per esempio nel testo, o la comprensione anche di ascolto, sono state, diciamo, sostituite o mutigate diversamente e dando spazio ad altro tipo di attività. E devo dire la verità, i risultati sono stati eccezionali. Eccezionale. E questo ci ha dato spunto di condivisione con il resto dei bambini e anche con il team dei docenti, perché questi bambini ucraini hanno costituito un esempio, enorme esempio, vissuto e non raccontato, ma vissuto per i nostri bambini, no? E da questo punto di vista, non soltanto come partecipazione, interesse, disponibilità, eccetera, ma anche come risultato, eh? In un contesto scolastico fatto di programmi diversi, di attività diverse, con una lingua diversa, diciamo, la loro serietà e la loro attenzione, anche giocosa, devo dire la verità, e i loro risultati sono stati oggetto anche di riflessioni da parte dei nostri bambini. E questo,
quando si dice che insomma ogni novità è fonte di ricchezza e di arricchimento, ecco, questo è proprio l'esempio lampante. Allo stato dell'arte attuale, sappiamo che i genitori, alcuni di loro, vogliono continuare anche l'anno prossimo a far frequentare i loro figli, e quindi sicuramente ci sarà il passaggio, perché abbiamo condiviso già questa scelta, ecco, effettivamente di non far sostare nessuno nella classe di inserimento, ma di farli passare. Quindi i bambini dell'infanzia passano in prima elementare, quelli di prima elementare passano in seconda elementare e quelli di quinta elementare passano in prima media. E chiaramente tutto questo sarà formalizzato da dei giudizi che dovremo specificamente creare per loro, che raccontino un poco tutto quello che è oggetto di osservazione attraverso queste evidenze che noi stiamo creando, queste schede di osservazione che partono da dati oggettivi iniziali e anche finali. Chiaramente il percorso loro scolastico per noi sarà quello finale di quest'anno come momento di passaggio, non sarà diciamo un giudizio, una valutazione definitiva, ma sarà come momento di passaggio, ecco, di monitoraggio a quello che dovrebbe poi essere definitivo il prossimo anno. Noi consideriamo quindi questo lasso di tempo come se fosse un quadrimestre non completo, non coincidente con la fine dell'anno, ma un quadrimestre o comunque un periodo di 2 o 3 mesi che corrisponde. Poi, per una valutazione più attenta, precisa e anche più completa, l'anno prossimo, fino a quando loro resteranno, anche perché i genitori ci hanno chiesto di avere un documento che poi possono eventualmente utilizzare una volta rientrati nel loro territorio. E questo, quindi, come atto formale, insomma, è importante ben da definire. Chiaramente tutto sarà verbalizzato nei consigli di classe, quindi anche al momento dello scrutinio. E attualmente, quindi, la situazione è questa, insomma, è in progress per questa parte, diciamo, finale, così come anche è in progress, diciamo, una parte del PSP. Noi l'abbiamo suddivisa in 3 parti: la parte iniziale di osservazione, una parte, il lato B, chiamiamolo così, il piano B, dove in realtà i docenti, del team classe definiscono gli obiettivi specifici da indicare, per ogni singolo alunno, e la parte C, dove in realtà, cioè, ci sono una serie di schede di monitoraggio, di, valutazione e di osservazione che riguardano non soltanto l'aspetto disciplinare, chiaramente selezionato, ma anche l'aspetto motivazionale, di interesse, di partecipazione, di impegni, eccetera, eccetera, di convivenza, e tutto quanto fa sì che si abbia effettivamente una visione più completa quanto possibile, dato anche il tempo a disposizione per l'integrazione. Questo è quanto. Chiaramente il materiale, come diceva Gilda, è oggetto anche di scambio e di riflessioni reciproche dei vari, non soltanto dirigenti, ma anche dei team di docenti. Anzi, insomma, ogni volta che c'è una novità, ce la comunichiamo, diciamo, condividiamola, vediamo che ne pensate. E questo, secondo me, ci aiuta tantissimo in questo tipo di esperienza. Questo è quanto. Domande ne avrei tantissime, alcune ne ha fatte anche Gilda, chiaramente la normativa. Ringrazio veramente Adele per questo intervento e mi piace sottolineare innanzitutto l'aspetto relativo al fatto che ogni nuova situazione ci mette in discussione e ci trova anche pronti a trovare soluzioni diverse, a migliorarci e ad approfondire. L'aspetto che ha sottolineato Adele è come sia necessario poi calare tutto quello che noi realizziamo come strategia didattica, come attività, nello specifico caso. Ogni situazione è diversa. Vi racconto solo brevemente che un alunno ucraino presente nella mia scuola sta insegnando la canzone che ha vinto all'Eurovision Contest dell'Ucraina ai compagni italiani, e la canteranno a fine anno come chiusura della manifestazione finale, sia in italiano che in ucraino. Anche queste semplici attività sono formative importantissime. Dobbiamo quindi passare, diciamo, la parola e anche sulla condivisione delle attività, perché condividendo, collaborando, possiamo crescere e migliorarci. Ora, oltre alla domanda di Gilda, ovviamente ce ne sono altre da parte di Adele e di altre, c'era una domanda in chat
di una collega dirigente che ha scritto, avendo inserito un'alunna nella scuola primaria con un PDP dichiarando su quali materie e obiettivi si sarebbe potuto lavorare, privilegiando ovviamente e personalizzando alcune discipline. Si è scelto di togliere alcune discipline per dare come obiettivo prioritario l'alfabetizzazione di base. Ora, in sede di scrutinio finale, diceva la collega, è legittimo non valutare le discipline di studio, quindi non compare nella scheda di valutazione, faccio un esempio, la geografia, o su tutti gli obiettivi, oppure bisogna valutare su tutti gli obiettivi che non corrispondono a quella classe? Do la parola quindi a Mena. Bene, allora riprendo la risposta a questa domanda, poi passo a quella di Gilda. Gilda. Sicuramente non solo è legittimo, ma la legittimità della valutazione della disciplina di italiano deve essere fatta proprio sulla base del PDP. Il PDP, cioè il piano didattico personalizzato, è lo strumento normativo e poi ovviamente pratico, per il quale la declinazione dell'azione didattica e poi della sua valutazione scende. Io faccio sempre l'esempio: quando abbiamo dovuto predisporre al tempo del Covid la valutazione degli studenti che ovviamente non avevano raggiunto certi step e certe performance che avevamo ovviamente progettato nei dipartimenti, nell'ambito dei nostri curricoli, dei consigli di classe, eccetera. Dobbiamo agire allo stesso modo. In realtà noi abbiamo allora a quel tempo predisposto dei PDP, non chiamandoli PDP, ma immaginando una valutazione, immaginando e realizzando una valutazione che poi si è trasformata dal punto di vista proprio co contestuale in voti che sono transitati sui documenti ufficiali di valutazione che accompagnano gli alunni nel loro percorso. E quindi, per tornare alla domanda in chat, non solo è legittimo, è previsto proprio sulla base del PDP. In più, riprendendo l'esempio che faceva Adele, no, dell'uso della tecnologia al servizio della didattica, ma io valuterei anche quelle discipline che per ragioni di scelta in PDP non abbiamo potuto Verino. considerare. Perché non fare la geografia, riprendendo giusto l'input che dava Donatella, appunto, se abbiamo utilizzato le ore di geografia per fare alfabetizzazione della lingua madre, in questo caso l'italiano, ma abbiamo potuto banalmente farlo facendo vedere ai ragazzi una serie di immagini di fiori, piante, di non so cosa, cioè tutto quello che siamo in grado di fare, ma anche questa geografia, che non è una diminuzione, ma appunto è un uso strumentale. Abbiamo bisogno di darci, diciamo, una giustificazione pratica sul fatto che stiamo dando un voto alla geografia, avendo reputato e con il potere di farlo come collegio e come consiglio, la necessità di dover innanzitutto provvedere ad obiettivi di alfabetizzazione a 360 gradi. Quindi, in sede di scrutinio finale, valutare alcune discipline o tutte le discipline su obiettivi che non corrispondono a quelli della classe è di per sé ovvio, oserei dire. E sulla base dello strumento del PDP. Ce l'abbiamo lo strumento normativo, usiamolo. Invece alla domanda di Gilda, giusta, giustissima, che si pone, diciamo, nella prospettiva di dire lo prendo in carico adesso che gli organici sono chiusi, lo prendo in carico dal punto di vista formale, avendo valutato nelle sedi opportune che era meglio, diciamo, essere ancora per qualche tempo breve nella scuola dell'infanzia, dove appunto non è obbligatoria la frequenza neppure in Italia. Io direi di sì.
perché non sappiamo che cosa può succedere e anche che tipo di opportunità verranno date alle istituzioni scolastiche che comunque sono al lavoro per l'accoglienza e l'integrazione degli studenti stranieri anche in termini di organico, per cui averli adesso, anche se questo ci dovesse costare la fatica a settembre di dare un nulla osta, perché per tutte le ragioni che avete ampiamente raccontato da esperienze vere, questi nostri ragazzi potrebbero per necessità familiari e di opportunità andare altrove, perché anche questa è una fatica che la scuola si accolla dentro una formalità, ma potrebbe essere utile a loro. Tutte e tre avete rappresentato quanto sia necessario e le famiglie lo chiedono che sia formalizzato, no, questo passaggio di vita nelle nostre scuole in questo momento. A me viene sempre in mente la storia di quel bambino che era naufragato su uno di quei famosi barconi e che aveva cucita la pagella dentro la giacca, no? Ovviamente non se l'era cucito da solo. Mi viene sempre questo ricordo, mi viene da pensare che i genitori che diciamo si con uno strappo umano enorme, no, lo hanno messo su un barcone dove non era garantito, diciamo, pensate, diciamo, questo coraggio enorme, e per compagno di viaggio gli avevano dato la pagella. E questa cosa che cosa vuol dire? Vuol dire che c'è chi ancora profondamente crede che la scuola possa essere l'opportunità, quella porta che si apre verso l'interno per accogliere e apre verso l'esterno per mandare, di cui siamo assolutamente i mediatori, e da questo punto di vista direi che l'autonomia, quella didattica e quella organizzativa, è veramente compiuta e lo avete così ampiamente raccontato. Ve ne ringrazio perché è vero, trovo, come dire, una riconferma che anche il lavoro che faccio, quello di rendere appunto facilitante la lettura di certi strumenti, si riempie poi dell'esperienza vera che è quella che facciamo nelle nostre scuole. Donatella, la parola a te. Grazie davvero, Mena, grazie davvero. Se non ci sono altre domande, direi che potremmo considerare un insegnamento valido la condivisione, la collaborazione, mettere in moto quindi didattiche diverse, anche volte inconsuete rispetto a quello che è la normalità del nostro fare quotidiano, sviluppando tutte le discipline trasversali, sviluppando tutte le potenzialità che nelle nostre scuole sono tante e che possiamo quindi mettere in atto per aiutare, per mantenere viva la presenza di questi alunni e diciamo rendere anche noi più tranquilli nella loro accoglienza. Ringrazio il dirigente tecnico Filomena Zamboli per l'apporto sempre sostanziale e importantissimo. Ringrazio le colleghe con le quali continuerò a condividere e a collaborare sempre in quest'ottica di collaborazione fondamentale, Gilda Esposito e Adele Porta delle scuole superiori, presidente Ezio Delfino. Mi auguro che presto questa, ecco, la situazione possa ritornare alla normalità, perché diremo che la guerra non c'è più, che è finita, che i ragazzi potranno stare da noi finché da loro la situazione non si sia diciamo così ristabilita quanto prima possibile. Nel frattempo teniamoli con noi, teniamoli bene. Ringrazio ancora tutti e potrete seguire questo webinar registrato sulla piattaforma DISAL. Grazie ancora.